Un attimo. Ciao Maurizio, benvenuto. Grazie, saluto a tutti voi, grazie Ennio. Ciao. Buonasera. Allora, so che anche oggi eri fuori per lavoro e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Sì, ringraziando Dio, nonostante questo periodo un po' particolare, le aziende, diciamo, resistono e combattono e cercano di trovare anche la minima via di uscita da questa situazione particolare e io quotidianamente gli sto a fianco, insomma. Bene, bene, sono contento, molto bene. E abbiamo già delle persone che ci stanno seguendo e sono contentissimo di questo qui. Alcuni ti mandano dei saluti, tipo Andrea Giovanni Ciloco e Maida Ceccarini, che immagino che tu conosci. Grazie, grazie. Allora, io Ciao ragazzi. inizierei subito, non perdiamo tempo perché 10 domande non sembrano tante, ma in realtà sono parecchie perché il tuo mondo è diversificato e c'è da parlare tantissimo. Io partirei con la Mi prima domanda. raccomando, sii Una cosa su clemente. di te proprio direttamente, ma come nasce professionalmente Mario Chioccia? Ah, questa è una bella domanda, Ennio. Guarda, quasi per caso, perché tutta la mia intenzione nella vita, meno di prendere questa strada, è stata veramente molto casuale, anche se figlio di contadini, se ho vissuto la campagna, se ho vissuto il rapporto con la vigna e col vino, tramite mio nonno, che era un grande appassionato, sia in qualità che quantità, insomma. E quindi io, guarda, avrei voluto fare altre cose. Mi ero, diciamo, impegnato per lo sci, per il pallone, per il cavallo, e poi dopo è successo quasi per caso che astemio fino a oltre l'età di 20 anni, ma astemio proprio, tanto che ero stato ripudiato dal nonno, perché sai, di quei tempi, insomma, il vino era un alimento e io non ne volevo sapere niente, per cui il nonno in campagna, un uomo, un ragazzo che non beve vino, e capisci che non può affrontare le asperità della giornata. E comunque, ecco, di fatto tutto parte da Riccardo Cotarella, che casualmente, io avendo degli studi di base di chimica, voleva allestire un laboratorio per le analisi, e ecco, nacque l'incontro con lui, è iniziato tutto così per caso, prima dal laboratorio analisi, quindi analisi specifiche sui vini. E da lì mi ero appassionato, ho fatto dei corsi di specializzazione all'Istituto di Igiene e Profilassi di Viterbo e piano piano da lì è nata la passione, ho iniziato ad assaggiare i vini e fortunatamente il fatto di essere stato per tanti anni astemio ha contribuito un attimino a far sì che ci mettessi il massimo dell'impegno poi per recuperare il tempo. E Proprio poi questo mi ecco. introduce questo, perdona, questo mi introduce la seconda domanda. Quindi, perché hai scelto di fare l'enologo? Cioè, avevi altre passioni? Hai visto un futuro professionale interessante? Hai visto una risorsa anche economica? Ma Cioè, guarda, è l'enologo stata più. non è un lavoro poi facile, poi dopo ce lo spiegherai, ho altre Allora, domande che ti metto su questo. naturalmente, dopo mi sono rimesso a studiare, adesso non racconto tutto il percorso, però è stato l'incontro con alcune persone, con uno Riccardo Cotarella, con cui ancora, oltre a una grande amicizia oramai che va avanti da tantissimi anni, collaboriamo, collaboro ancora con lui, e poi dopo altre persone che ho conosciuto, che mi hanno appassionato, e oltre diciamo il suo input e la sua pressione per prendere questa strada, fu illuminante anche un incontro con Giacomo Takis nelle cantine Antinori tanti anni fa, dove mi incuriosì molto questa persona che non ha bisogno sicuramente de lodi mie o de presentazioni mie. Certo. E però ecco, mi era piaciuto tantissimo. Mi ricordo io venendo dalla chimica, mi impressionò in primis il fatto che lui, quando andavamo lì, le poche volte che sono riuscito ad andare io, insisteva molto sull'igiene, 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 sull'igiene. E mi disse anche: dice, guarda, che nel vino, sono importanti tante cose.
ma l'igiene è talmente importante che supera anche il 50%, diciamo, di quella che è poi il risultato qualitativo del vino. E lì è stata una cosa che mi è entrata e uscita da lui, mi ha incuriosito come chimico, ma non è che mi aveva proprio. Però dopo riflettendo, ripensando e poi nel percorso del lavoro mi sono reso conto che ha detto no, una santa verità, proprio Più. fondamentale. Certo. E quindi ecco, dopo da lì i primi assaggi, i primi viaggi nelle varie regioni d'Italia, qualche cosa all'estero, passioni per questo e per quell'altra cosa, poi sempre più avvicinandomi perché non mi staccavo da altre passioni. E poi dopo mi ci sono tuffato dentro mani A e capofitto proprio. piedi e sì, è diventata un po' il motivo della vita, insomma, per Certo, cui non, sicuramente sono felice di aver fatto questo. certo. Ora tu conosci, ormai sei un enologo conosciutissimo, insomma, però immagino che tante aziende ti contattano e io quello che vorrei chiederti è come scegli le aziende per cui collaborare? Quali sono i criteri di scelta? Da parte tua parlo io, eh. Ma da parte mia, sai, io sono uno molto curioso. Ho lavorato un po' quasi in tutte le regioni d'Italia e attualmente ancora, diciamo, collaboro con molte aziende in tutta Italia. Mi appassiona il territorio, mi appassiona un po' anche il contatto con la proprietà, con l'azienda che ti chiama, insomma, ecco, sono tanti gli aspetti per cui, insomma, Certo. poi collabori con un'azienda, insomma. Anche onestamente, dopo aver avuto il contatto, un colloquio, capire se te puoi essere realmente necessario a realizzare quel tipo di progetto, se c'è un progetto, perché ahimè spesso non ci sono neanche i progetti, c'è solo una grande passione, una grande voglia di fare, però manca il progetto e da un po' di anni a questa parte se manca il progetto non si va da nessuna parte, perché anche fare vino, per quanto lo si fa da migliaia di anni, per oggi è diventata un'impresa a tutti gli effetti, Certo, bisogna quindi dove avere una visione, diciamo, no? Si dice la vision, no? completa, De sì, completa, completa di tutto e soprattutto capire se te, ripeto, è fondamentale non farsi prendere al fatto di prendere una consulenza per un anno o due, perché un insuccesso, non realizzare bene le cose, insomma, a me personalmente, ma credo a tutti quelli che fanno questo lavoro, non piaccia. Per cui, ecco, ripeto, c'è una prima parte che è fatta di grandi chiacchierate, di visite in cantina, di visite in vigna, poi insomma si fanno delle ipotesi e poi da lì magari si arriva ad avere quella sinergia, quell'affinità per portare avanti un progetto che deve onorare in primis l'azienda, ma anche noi che insomma collaboriamo e ci mettiamo a disposizione per dare una mano, Ora diciamo, una alle domanda aziende. un po' particolare. Hai mai rifiutato una collaborazione, magari di un'azienda famosa, di una cantina famosa? E se lo hai fatto, perché? Ma dunque, rifiutato, mi riaggancio un po' a quello che dicevo prima. Capitato, per esempio, una cosa divertente, andando a visitare un produttore, marito e moglie, che volevano iniziare un progetto e quando sono entrato da loro sul tavolo ho visto delle belle bottiglie, etichette famose e cavolo, dico, questi bevono bene, insomma, mi ha entusiasmato quel primo approccio. E come abbiamo iniziato a parlare, hanno detto, dice, noi vorremmo fare questi vini. Porca miseria. E da lì si è un po' inceppato il meccanismo, no? Perché non era quello il piede giusto. Erano talmente presi, da questo obiettivo che, insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata, siamo rimasti anche abbastanza in contatto per un po' di tempo, però non era quella la strada da seguire, insomma, ecco i parametri quando, per cui quello, poi magari anche altre aziende che avevano dei problemi che magari le volevano relegare alla qualità, quant'altro, magari fatta un'attenta disamina di tutto, non era quello il problema. Ho detto non vi serve cambiare enologo, ma
dovete lavorare più un po' sulle vostre capacità, sulle vostre volontà, perché spesso, sai, si fa presto attribuire la colpa a questo o a quell'altro, poi in Certo. realtà, ahimè, ripeto, siccome il mondo del vino, la maggior parte, diciamo, la maggior percentuale è in formazione, perché tante aziende nuove si sono affacciate in questi ultimi anni con una grossa dote di passione, di voglia di fare, però ripeto, spesso manca il progetto, manca l'obiettivo, manca la conoscenza del mercato e dopo quelli sono tutti i castighi che ti ritrovi per strada e ti fanno pentire di quello che hai fatto, a te Certo. proprietario che hai investito spesso e anche alle persone che hanno deciso di darti una mano, insomma. Assolutamente sì. Il lavoro dell'enologo come si svolge? In azienda, da dove parte? Allora, questa è una bella domanda, Ennio. Come No, perché come, consulente. perdonami, perché come enologo noi vediamo sempre la figura della persona praticamente che decide poi il vino, poi ti faccio proprio una domanda proprio su questo qui, però però il lavoro dell'enologo, tu ne segui parecchie di aziende, quindi io mi chiedo, oggi sei stato, che ne so, in Friuli, domani vai in Molise, dopodomani vai in Calabria, è un po' difficile seguire tutto quanto, no? Quindi è un lavoro però che deve essere continuo, quasi assillante in azienda, quindi com'è che si svolge il lavoro dell'enologo? Il tuo in Allora, particolare. intanto si presuppone che ogni azienda abbia dei riferimenti interni, che abbiano delle competenze a partire dalla proprietà e giù fino al cantiniere, che è tutt'altro che la figura meno importante, anzi, diciamo, non ha nulla da invidiare all'enologo di cantina e all'enologo consulente. Quindi è un team, è una squadra che deve funzionare perfettamente. Va, diciamo, creato un metodo tra noi, per cui poi diventa, non ti dico facile, ma insomma, si riesce a portare avanti i progetti e a ottenere i risultati. Quindi, ripeto, è una squadra che si forma, c'è dialogo, si scherza, ci si arrabbia, ci sono i pensieri, ci sono le gioie, però, ripeto, vanno condivise fra tutti e deve regnare un'armonia profonda. Perché non ci deve essere come si dice, una smagliatura che poi porta a dire ma è colpa di quello, è colpa di quell'altro. Per Certo. cui veramente è come la squadra di calcio, insomma, dal portiere fino all'attaccante. Per cui il rapporto umano, avere insomma, ecco, questo sodalizio con i ragazzi che stanno in cantina e ascoltare anche quello che dicono, perché il consulente, diciamo, sì, ha, diciamo, delle capacità, ha una visione, diciamo, un pochino più larga di tutto quello che è il mondo del vino, però, ecco, tutto va posato sul tavolo, insieme se ne parla e si affrontano i capitoli, insomma, col massimo dell'impegno, Ecco, poi dell'energia, insomma, col piacere. mi riaggancio intanto poi dopo io sto postando insomma dei commenti di persone che ti conoscono come Enrico D'Andrea, adesso ha fatto un commento grande, una squadra, Andrea Bellincontro ha detto parole sacrosante sull'aspetto divulgativo del vino, poi complimenti da parte di Andrea Miceli, insomma, quindi persone che apprezzano moltissimo te e il tuo lavoro. Però Grazie, per ricollegandomi grazie. proprio a quello che hai detto adesso, l'enologo è una delle figure in azienda, no? Ma con chi coopera per la migliore riuscita di un vino? Beh, anche lì dipende dal tipo di azienda, perché un'azienda grande, diciamo, uso un termine, adesso mi viene questo, ma non deve essere traviante, industrializzata per i numeri, per la tecnologia, eccetera, quindi c'è un organigramma complesso. Però l'enologo rimane sempre nell'area, diciamo, tecnologica, diciamo, rimane in cantina, rimane nel reparto vinificazione, reparto imbottigliamento, affinamento, eccetera, eccetera. E poi ci sono anche le riunioni, diciamo, con i manager delle aziende. Ma prevalentemente per tipo di aziende che seguo io, che diciamo, ecco, oramai sono sulla piazza da parecchi anni, non ho scelto io volutamente, ma diciamo poi nel corso della vita te capitano delle cose di cui sono molto contento. Le mie piccole aziende, quasi il contatto è quotidiano con la proprietà, perché spesso queste sono a conduzione familiare, quindi c'è il
babbo, la mamma, il figlio, la figlia, insomma, quasi a livello parenti. Non ti dico che siano le più facili queste, ma sono molto divertenti perché, insomma, veramente diventa una grande famiglia. Per cui, ecco, comunque, tolte quelle più grandi dove c'è un apparato più complesso, le altre veramente è un modo di trovarsi insieme e, come dicevo prima, stabilendo un vero rapporto di rispetto fra tutti. A me capita spesso di andare in cantina e, appunto, ti dicevo, il cantiniere che è una figura importante, quando dici di fare una cosa in un modo e ti dice sì, va bene, però io che dici se facciamo così? Perfetto, hai detto una cosa giusta, no? Non c'è l'ordine assoluto di fare quello perché io decido. Perlomeno io non faccio così, ma credo la maggior parte degli enologi fanno Non così. lo Non fa. esiste il guru, mosto sacro, ripeto. Torno sempre al concetto di squadra, insomma, solo quello funziona. Poi, Certo. ripeto, nelle piccole aziende c'è quasi il progetto sartoriale, perché una piccola azienda non può essere tutista che fa i vini per il tutto il mondo. E una volta si era partiti così, si acchittava la palla, dove andava, andava. Oggi no, come ritorno al concetto di impresa, oggi uno deve scegliere il segmento preciso, se ne deve parlare, entrare lì e adoperare tutte le forze economiche, fisiche, tutto quello comunicazione per avere, diciamo, un po' il giusto collocamento del tuo prodotto, perché se spazi su più segmenti, rischi, insomma, di non avere, poi le margini le idee giusti per condurre Certo, l'azienda nel tempo. c'è Andrea Bellincontro, poi te lo leggerai magari con calma, non so se riesci a leggerlo. Dice: però l'enologo Maurilio non può esimersi da avere conoscenze per la parte vigneto, non smontarmi gli assiomi formativi che cerco di trasferire agli studenti. Questo mi Assolutamente, sta riprendendo no, 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 quasi. no. Diciamo sicuramente questa è una cosa giustissima che la volevo, diciamo, prima accennare, dove tra le altre cose la competenza enologica, l'enologo deve assolutamente avere un dialogo con l'agronomo della vigna, che segue le vigne, e avere le competenze per misurarsi con l'agronomo, perché per fare un buon vino, che sia di caratura semplice o di caratura importante, comunque tutto avviene nella vigna. Poi, quando l'uva arriva in cantina e lì viene presa in carico più, diciamo, decisamente, più in forma dall'enologo. Però, se non c'hai una materia prima che ha seguito, diciamo, un percorso agronomico giusto, te lo scordi di fare un bel vino, E insomma, questo mi introduce alla mia credo. prossima domanda. Come Per nasce cui un vino di sicuramente. successo? Cioè, un vino che vince i premi e soprattutto un vino che si vende, perché poi alla fine lo puoi fare buono quanto ti pare, no? Ma tu alla fine lo devi vendere il vino, no? Come nasce? Cioè, viene studiato a tavolino? Nasce per caso? Anche qui, diciamo, il successo prima era verticalizzato, no? Come tante cose nell'enologia, insomma. E oggi, diciamo, si è messa un po' in posizione orizzontale tutto. Anche il successo può essere anche per un semplice vino che in una fascia di prezzo, adesso butto là una fascia di prezzo di 5-6 euro, successo è commerciale. Se viene venduto, che piace e ogni anno incrementi le vendite, quello è un vino di successo. Non vado a toccare i mosti sacri, insomma, vini noti, etichette importanti che hanno appassionato tutti noi e ancora appassionano perlomeno quelli della mia età. Sui giovani sono un pochino più irriverenti nei confronti di certe etichette che per chi ha qualche anno di più come me, insomma, sono state un po' la base di tutto. Però ecco, ripeto, oggi il successo ha mille sfaccettature, può essere quello commerciale. Poi spesse volte è anche piccolo, no? Perché la soddisfazione del produttore che vede i suoi vini. È capitato proprio in una cantina di recente che diceva: ma sai, con questa crisi, con questo problema, siamo dovuti passare quasi a porta a porta, no? E conosciamo direttamente i nostri clienti perché dall'Orega, magari non riuscivano ad avere questo contatto. Lo sai, ci arrivano tanti commenti positivi, tante. Insomma, proprio erano soddisfatti, dice, cosa che non era successo prima, anche
anche questa semplice cosa è un successo. Per cui, ripeto, il successo non c'ha una direzione unica, ma a 360 Diciamo gradi. che è Per un cui, insieme di cose, cioè è sì, studiato tra virgolette a sì. tavolino, ma deve essere Sai, seguito dal marketing, per... deve essere creato con la materia prima Assolutamente, eccellente, assolutamente, sì. eccetera, eccetera. Tutti i E canali, anche, tutti i... perdonami se faccio una piccola postilla a questa domanda, mi è venuta in mente ora. Se Prego. vai in una guida o più guide, aiuta molto questo. Allora, aiuta sicuramente sì, anche se le guide come l'enologia, come la viticoltura, ripeto, ho usato prima il termine verticalizzato perché tutti quanti noi inizialmente, anch'io all'inizio della mia carriera, ho avuto bisogno dei binari, no? Per cui devo seguire una direzione, poi quando ho acquisito, ancora non mi sento di averla acquisita al 100% perché è un mondo che evolve, che cambia, cambiano i gusti, quindi anch'io sono sempre attento. Però anche le guide, fino a qualche anno fa, diciamo, indirizzavano un po' la produzione su degli standard già esistenti, per cui si era un po' chiuso il mondo, tanti produttori ripudiavano un po' le guide, ma insomma anche le guide adesso hanno cambiato atteggiamento nei confronti dei produttori. Giustamente rimangono sempre i monumenti, no? Aziende importanti, vini importanti, un po' come la Torre Eiffel, come la Sì, Statua della certo. Libertà, quelli servono, saranno sempre belli, però poi dopo si aprono dei scenari diversi. Quindi oggi stanno arrivando tanti piccoli produttori, medi produttori. Diciamo, oggi non è più un problema di qualità, ci sono tanti vini buoni, le guide hanno cambiato linguaggio, hanno cambiato approccio nei confronti delle aziende, nei confronti della comunicazione. Poi questo è un momento in grande evoluzione per questo e c'era bisogno, per cui grazie a tutti i giornalisti, a tutti i comunicatori, a tutte le guide e grazie perché soprattutto stanno, diciamo, come non era stato fatto mai, oggi onorando il lavoro di tutti, perché dietro anche alla più minuscola cantina o al vino più sconosciuto c'è un lavoro enorme, investimenti, eccetera. E quindi oggi credo che tutti, anche il nascere di questi wine blogger, insomma, Abbiamo è importante, parlato no? con Questo è Chiara Giorleo importante. che vi conoscete, E insomma, mi è piaciuta molto l'altro ieri, veramente sì. Anzi, ringrazio che questi giovani prevalentemente iniziano a affiancare il vecchio giornalismo, che comunque è vecchio nel senso storico, ma che anche loro si stanno rinnovando nella comunicazione. E stanno allargando, insomma, un po' cambiano i il tempi, raggio dobbiamo della cambiare un po' generazione. tutti, chiaramente, se no rimaniamo indietro, è ovvio. Oh, Assolutamente. quante aziende segui tu in Italia? Ma tra piccole, medie, qualcuna un po' più grande, bah, credo tra le 25 e 30, ne so. Ecco, e qui ti faccio una domanda. Ci sono dei vini che ti piacciono di più o che ti stanno più a cuore? Allora, nell'ambito delle mie aziende, ogni azienda c'è un vino che ti appassiona di più perché è frutto di un progetto importante e, come dicevo prima, viene condiviso, viene costruito, viene seguito giorno per giorno dalla vigna e poi in cantina. Per cui se siamo in una denominazione importante, magari è il vino di punta della denominazione. Se non c'è una denominazione importante, magari è il vino che l'azienda pensa di fare, perché non è aiutato dalla denominazione importante. Per cui sì, in ogni cantina c'è un vino che per me rappresenta un po' il risultato dell'impegno, dell'insieme delle cose. Ecco, è chiaro, uno, come si dice, ogni E ogni scarafone è mamma per vuole bene le mucche. a mamma sua. Così, ecco. Per me tutti i vini di tutte le aziende, però è chiaro, in ogni azienda ce n'è uno che ti impegna di più, non sai mai, perché sai, il percorso del vino dalla vigna siamo sotto il cielo, insomma, Certo. le insidie sono tante, Il non sai mai risultato fino lo all'ultimo speri, però momento, poi te ne no? accorgi solo alla fine, insomma, di come sta. Assolutamente sì, poi dopo ci sono tutti gli affinamenti in legna, insomma, un percorso lungo, un'ansia lunga che ti tiene appeso lì, poi E poi quando no, capisci senza delle nulla togliere cose. a te, ma insomma, poi come dicevi prima, è un lavoro di squadra, quindi il successo nasce Assolutamente. dal titolare, nasce dall'agronomo, nasce dall'enologo, Assolutamente, nasce assolutamente sì. da chi è che pota le vigne.
cioè, insomma, c'è un po' di tutto, perché se qualcuno non lavora bene, poi quel successo magari tanto sperato alla fine per qualche motivo non viene. Anche la brutta stagione, Assolutamente. chiaramente può capitare. Assolutamente sì, Questa questi ultimi è una anni. domanda che invece vorrei che tu rispondessi bene. Va bene, Dimmi. ti faccio l'interrogazione come a scuola, questa qui. Va bene? Vai. Eccola. Quali vini avresti voluto creare, ma sono stati fatti da altri? Allora, guarda, capita spesso, perché giro e sono curioso, e assaggio sempre. Quando arrivo in una cantina, la prima cosa che faccio, oltre a iniziare il lavoro, è farmi aiutare dal proprietario, dall'enologo di cantina, dai ragazzi, insomma, diciamo, prendere un po' tutti i vini, acquistare tutti i vini più conosciuti della zona. Li assaggio, vedo un attimino e devo dire che rimango sempre soddisfatto e dico: speriamo di farcela, perché l'uno o l'altro Certo. trovo che siano veramente tutti buoni. C'è un'ampia gamma su cui divertirsi. Allora, lascio sempre da parte i soliti nomi noti, perché chi non vorrebbe avere certe bottiglie, certe etichette, e non avrebbe voluto farli. Però ti dico, io ogni vino che assaggio, dei miei spesso non sono soddisfatto, e la trovo una cosa buona, perché mi stimola sempre a pensare di fare meglio, no? Per cui ci critichiamo molto nelle aziende, e mi fa piacere anche quando mi siedo al tavolo con il produttore, l'enologo di cantina, il cantiniere, chi più ne ha più ne metta, perché più siamo in ogni azienda. Io ho cercato di costruire un piccolo panel per condividere. Certo. Insomma, ecco, lì siamo sempre alla prese di come migliorare, e ci confrontiamo tanto, 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 e da lì, diciamo, ecco, uno cerca di poi di fare meglio che può. Però ripeto, io sarò, diciamo, ma non credo di essere l'unico, penso un po' per tutto, rispetto al lavoro degli altri, e veramente io sono entusiasta quando assaggio dei vini. Poi magari avrei voluto farlo io, quella magari la sposto e dico: proviamo a farlo, magari non ti dico meglio, ma insomma su quella scia, su quelle sensazioni, perché poi sai, l'emulazione, come è stato fatto per tanti anni nel vino, no? Perché si pensava tutti di fare il Tignanello, il Solaia, il Sassicaia, chi non li Certo. vorrebbe fare. Però poi dopo realisticamente bisogna vedere in quell'ambiente, quel clima, con quel vitigno, su quel terreno, che cosa può succedere. Quindi io mi accontento semplicemente di fare il meglio che sia possibile in quel frangente. Poi dopo, nel rinnovamento viticolo, quando si cambiano le vigne, si sposta l'appezzamento, eccetera, lì puoi pensare un pochino più in grande. Però ripeto, cerchiamo sempre di ottenere il meglio per noi da quello che abbiamo. Poi dopo ci Comunque, auguriamo che vada non ho mai bene. fatto nomi di marche, non ho mai fatto nomi di aziende e di vini, insomma. Diciamo Ma guarda, insomma, che inutile ridere. vorresti sempre creare dei vini nuovi e sempre vini di successo, Ma questo. sai che succede, Ennio? Che c'è un grande cambiamento adesso, no? I giovani che stanno, diciamo, sempre più, diciamo, dominando lo scenario del consumo del vino. Quindi i giovani approcciano anche col cibo in un modo diverso. Per cui il vino, non ti dico che è moda, però c'ha dei cicli legati molto a come li consumi e dove li consumi, alle fasce orarie si sono spostati. Oggi non ci sono più i pranzi sostanziosi, forse neanche le cene, perché dalle statistiche vedi che la maggior parte del vino oggi non viene più consumato né a pranzo né a cena, ma in una fascia oraria che è, chiamiamolo così, l'aperitivo, per cui anche lì i vini hanno cambiato radicalmente, diciamo, lo stile per avere più fruibilità, più consumo. Per cui, ecco, noi dobbiamo necessariamente, perché il produttore abbia le sue, diciamo, convenienze, abbia la sua, diciamo, i suoi utili dalla commercializzazione del vino, inevitabile. Ma io mi ricordo tanti anni fa, Ennio, si facevano i vini, poi magari col produttore ci mettevamo seduti intorno al tavolo e ci facevamo i complimenti: ma senti che buono, ma bravo, ma no, sei bravo te. Però poi il vino restava lì, non si vendeva.
E questo ci è voluto qualche anno, per sradicare questo Certo, orgoglio, questa cambia, volontà di cambia. imporre. Oggi al mercato non gli imponi niente. Se sei capace di stargli dietro, ripeto, non sbagliare il tuo segmento, non pensare in grande che vuoi dominare il mondo, e allora guarda, il compito è difficile, ma diciamo, si rende più facile, ripeto, attivandosi nel progetto. E se no perdi tempo e ti dai le medaglie da solo che non servono a niente. E non servono a nulla. Ascoltami, prima della mia ultima domanda, ti faccio invece una domanda che ha fatto adesso Enrico D'Andrea. Hai parlato delle guide che hanno cambiato linguaggio. In giro si parla ancora di vini di territorio? Ma guarda, io mi auguro che questo diventi un po' il motivo da qui in avanti. Perché solo se noi riusciamo a coniugare il produttore, il territorio, il vitigno, eccetera, sicuramente avremmo modo di fare vino ancora per migliaia e migliaia di anni. Se standardizziamo, che ci illudiamo che esista qualche, adesso mi viene da dire qualche polverina magica o qualche ricetta, assolutamente no. Però io ecco, sono molto per i vini del territorio. Ci credo tantissimo e sono convinto che sia il futuro, soprattutto per le piccole e medie aziende, perché non possono sottrarsi a questo capitolo. Certo. Allora, io concludo con un'ultima domanda. Adesso cambiano molto, diciamo, il lavoro, sta cambiando, stanno cambiando dei mestieri, delle professioni, addirittura alcune spariscono, altre ne escono nuove. L'enologo probabilmente, anzi io spero che si evolve, ma rimarrà sempre una figura professionale di riferimento. Quindi io ti dico questo, ti chiedo questo qui. A chi consiglieresti di scegliere la professione di enologo? Non è un lavoro questo che si può fare per fare qualche cosa, perché è molto impegnativo, non solo per le ore di lavoro, sia che fai il consulente, sia che stai in una cantina. Ci vuole una grandissima passione, proprio un forte attaccamento, saper soffrire, saper aspettare, come la vigna aspetta 3 anni prima di dare il frutto appena impiantato e poi ogni anno devi stare lì a pregare Dio che tutto vada bene. Così è per fare l'enologo, no? C'è sempre tensione, c'è sempre attesa, è molto stressante. Tutto questo si risolve se di base c'è una grande passione, una grande voglia di ricominciare, perché ogni anno ricominci da capo, eh? Questa è un po' la storia. Per cui se non sei un tenace, se non sei un grande appassionato, diventa un pochino difficile, perché non basta solo lo studio che forma, è importante, però poi dopo... di avere uno spiccato senso di creatività, di collaborazione, di gioco di squadra, insomma, gli elementi sono tanti, eh? Non è un lavoro facile. Io vedo che stanno crescendo sempre di più i ragazzi e le ragazze che si avvicinano a questo mondo. È giusto che chi ha un'azienda, piccola o grande che sia, crei delle risorse in casa e se c'è stato un modo per cui il mondo del vino è cambiato grazie ai giovani che sono arrivati all'interno delle aziende, perché te considera noi in Umbria per dire, ma in tante altre regioni abbiamo avuto anche dei salti generazionali alla guida delle aziende, portandole proprio alla ragnatela, mentre invece con l'avvento dei giovani, figli, nipoti, insomma le cose sono cambiate tantissime. Però lì c'è un motivo, c'è una formazione. Per chi non ha un'azienda, non è cresciuto in un ambiente specifico, ecco, dico, fate gli enologi, ma non vi radicate solo ed esclusivamente allo studio o perché avete studiato, perché avete preso 110 e lode, o perché avete magari fatto un master, che per carità tutto va bene. Anch'io girando ho visto, mi sono appassionato. Però poi dopo mi sono reso conto che sul campo ogni pagina è diversa dall'altra. Per cui, ripeto, lo studio, la preparazione continua perché cambiano le leggi, cambiano le esigenze, cambia il gusto, cambiano i momenti, l'abbiamo detto prima, e ci vuole questa grande adattabilità, amore e soprattutto creatività. Nel vino serve tanta creatività
E questa frammentazione delle aziende che vengono, mi dispiace per i tanti sconosciuti che se rimeriterebbero molto di più, però ripeto, sicuramente queste sono la linfa della vita del vino. Certo, diciamo che io aggiungerei anche tanta curiosità, perché se ogni Assolutamente, anno assolutamente. cambia la tipologia di vino, perché cambiano tante cose, c'è anche il fatto che non t'annoi, perché ogni anno è una scoperta, è un qualche cosa di diverso, e anche tanta Sì, curiosità per creare, come dici tu, un qualche cosa, magari assaggiare, sempre confrontare. una domanda, dice la territorialità è più sentita per gli italiani o per gli stranieri, relativamente alle nostre terre, cioè relativamente all'Italia, alle nostre Ma regioni. dunque, noi in Italia abbiamo una diversificazione dei territori che credo non so quanti altri paesi ne possono avere. Adesso rimaniamo solo all'Umbria. Noi guardiamo che caratterizzazione diverse hanno le zone di Montefalco, le zone di Orvieto, le zone del lago Trasimeno. Diciamo, da questo punto di vista abbiamo veramente un purpurì di cose Certo, belle. Dal punto di vista della base ampelografica, in Italia credo che sia il paese più ricco di tutto questo. Sicuramente chi ha più possibilità di esprimere territorio siamo noi rispetto ad altri, perché per noi è tradizione, sono anni che facciamo questo lavoro, anche se altri paesi piantano la vigna e vengono dei vini buoni, però sono convinto che non hanno, diciamo, la fortuna di avere i nostri territori, i nostri climi che cambiano da una collina all'altra. Per cui io, come dicevo prima, ci punterei tantissimo su questa diversificazione del territorio. A te basta che vai a Montefalco e assaggi un Sagrantino, un Rosso Montefalco da un'unione all'altra e trovi delle caratterizzazioni diverse, così nell'Orvietano, così sul lago Trasimeno. E ecco, bisognerebbe imparare a percepire anche queste piccole differenze e, ripeto, c'è da divertirsi tanto. Insomma. Comunque per me sì, il territorio è fondamentale. Ma è più Insomma, apprezzata dagli italiani o degli stranieri questa diversificazione, secondo te? Cioè il ma guarda, c'è francese stato. capisce bene la differenza tra un, Beh. mo dico una scemenza, insomma, tra un vino piemontese e un vino lombardo? Cioè la cerca Questo. proprio, oppure in Umbria un Torgiano riescono bene a capire da dove viene rispetto a un Orvieto? La cercano questa differenza, o è più Allora. l'italiano che cerca questo? Ma diciamo è un movimento che secondo me si sta delineando adesso è un'esigenza sia per consumatore italiano che per quello che viene dall'estero, no? All'estero. Anche la formazione che c'è oggi nei confronti del bere, prima era più casuale, no? Ti avvicinavi al vino magari indotto dal nonno, dallo zio, dalla famiglia. Oggi c'è da ringraziare anche voi. ICE, FIS, FISAR, RONAV, tutti quanti che comunque con i vostri corsi addestrate queste persone in un modo più consapevole, sono più esigenti, più preparati, più intuitivi, per cui per noi è una gioia confrontarci oggi con questo nuovo tipo di consumatore e sicuramente è grazie a questo tipo di comunicazione, di informazione e di addestramento che si inizia a parlare di territorio e credo che questo sarà. Noi forse come italiani eravamo rimasti un pochino indietro, però sono convinto che recupereremo facilmente se riusciamo a trasmetterlo anche ai nostri clienti, consumatori all'estero, ce ne saranno grati perché quando vengono in Italia apprezzano trattorie, apprezzano colline, apprezzano qualsiasi cosa, campagne, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo mettere a sistema tutto quanto e sicuramente per me il territorio è un punto di forza. Diciamo che l'utente, il consumatore è più preparato rispetto a una volta. E quindi Sì, si cerca il vino, non prende quello che viene, lo cerca proprio. ma sì, ma poi sa giudicare anche se in modo semplice, no? Anche chi non ha fatto un corso, sento che hanno un'espressione dopo l'assaggio che è molto attinente, è composto, è giusto. Poi se uno ha avuto anche la fortuna e il piacere di frequentare dei corsi, diciamo, più o meno approfonditi, sicuramente tutto questo.
aiuta loro, ma aiuta anche il produttore, aiuta noi che lavoriamo, che siamo tra chi produce e chi consuma. Per cui, ripeto, insomma, c'è anche il cambiamento del cibo, no? Ci sono palati diversi, olfatti diversi. Diciamo, Certo. istintivamente oggi chiunque è in grado di apprezzare un vino. Poi può dire è buono o non è buono, poi dopo chi ha più formazione ci scrive anche un libro tra queste due, Certo. diciamo, possibilità. Prego. Senti, ancora delle domande c'ho per te, io te le giro. Allora, Francesco dice sempre: vedo per esempio un forte campanilismo da parte dei francesi e molta esterofilia italiana. Ciò che Eh sì. spiega la forte importanza dell'export. Come la vede? Sì, è vero, i francesi non c'è da insegnargli niente. Io quando facevo le mie uscite lì venivo sempre incantato, sognavo di restare lì e ritornarci quanto prima. Poi dopo ti rendi conto che magari, per carità, loro hanno dei vini di un'importanza assoluta, diciamo, hanno delle stelle, forse qualche stella più di noi, però poi dopo tutto il resto lo trovo un po' inferiore a noi, ma loro sono dei, diciamo, ottimi, sanno raccontare bene le loro capacità, il loro modo di fare, il loro territorio, l'hanno blindato, l'hanno valorizzato. La nostra è una realtà forse un pochino più contadina, un pochino più spartana, ci ha messo tempo, per cui sicuramente i francesi, uso un termine che non vuole essere offensivo, ma insomma un po' così casereccio, ci hanno imbambolato per tanti anni e per carità nessuno gliene vuole, però anche noi, il nostro modo di fare con la nostra comunicazione, credo che stiamo portando avanti un messaggio chiaro, fatto per bene, che darà i suoi frutti. Ci vuole un pochino di tempo perché la competizione è È ampia, tanta. oggi il vino lo fanno un pochino dappertutto, la comunicazione mi insegnate tutti che spesso va oltre a quello che è la qualità, no? Anche del prodotto, che sia abbigliamento, che sia se la sai raccontare, per carità. E quindi a noi ci manca un pochino di questo. È vero, io anche sono stato vittima di questo all'inizio. Per fare un buon vino pensavo che necessitasse solo Cabernet, Merlot, Chardonnay, questi vitigni internazionali, e avevamo lasciato un po' da parte quelli che erano i nostri vitigni autoctoni. Io ho sulle spalle, diciamo, un mio piccolo contributo nella riscoperta del Trebbiano Spoletino, che oggi sicuramente dà soddisfazione a una zona di produzione. Si sono aggiunti altri produttori, altre capacità. Comunque, anche lì un gioco di squadra l'ha portata ad essere un vino che sicuramente sostiene, un po' tutta quella che è la caratterizzazione vitivola. Ho avuto il piacere di lavorare anche sul greghetto dei Todi, per cui anche lì poi è andata una denominazione. Ci sono delle storie profonde, delle cose. Finalmente vedo in questi ultimi anni, ripeto, anche sempre più grazie ai giovani, un attaccamento, diciamo, un tifo maggiore nei confronti dei nostri vitigni. Quindi ecco, ciliegiolo, pecorino, insomma, abbiamo tante cose, per cui sì, insomma, ci stiamo svegliando e speriamo che questo ci porti nel giro di qualche Assolutamente. anno, perché non è rapido il percorso, insomma. Chiara Giorleo ti chiede: a proposito di territori, purtroppo c'è ancora chi crede che un consulente, il quale opera su diversi territori, possa poi omologare le produzioni. Come si fa invece a evitare questo rischio? Cioè, tu che hai 25 aziende, quali tutte uguali in pratica? È vero questo. Questo è un capitolo che comunque è stato chiuso da parte di tutti gli enologi, perché fino a poco tempo fa un vino era frutto della mano dell'enologo, cioè riconoscevi, diciamo, la mano dell'enologo, no? Pro e contro di queste cose è un argomento, diciamo, non spinoso di cui ne possiamo parlare. Però, ripeto, oggi ogni enologo, diciamo, semplice come me o più titolato, oramai si lavora sul territorio, si lavora un po', ma sai, certi vini in piccole aziende vengono condotti in bottiglia quasi che rappresentino un po' le caratteristiche del produttore, insomma, no? Se c'è energia, se c'è nevrotica, se c'è. Più che l'enologo rappresenta l'azienda. Beh sì, non assolutamente. Io tengo tantissimo a questo fatto individuato, diciamo, il carattere forte dell'azienda, poi ti fa un vino
che rappresenti l'azienda, rappresenti il territorio. Ahimè, la Non domanda sempre appunto succede. posta è vera. Credo siano rimasti pochi gli enologi che vogliono mettere in bottiglia se stessi, ma il successo del vino è se fai un'interpretazione chiara, senza aver paura che non sia il miglior vino del mercato. Piano piano ci diventerà, imparai a conoscere la collina o la montagna, perché ci sono anche delle vigne in quota che danno dei vini molto buoni, insomma. Per cui ecco, si tratta di costruire giorno dopo giorno un buon rapporto con tutto e poi il risultato c'è. Però io non mi sono mai permesso nelle aziende di fare dei vini caratterizzati da dei prodotti o dai modi di fare standardizzati, perché sarebbe per me sarebbe stato deprimente. Insomma, io ho accettato sempre la sfida, non ho preso mai coppe del mondo, però sono sereno, sono contento di quello che ho fatto e di quello che potrò fare ancora, insomma. Con coscienza. Ascolta, lascio una affermazione più che una domanda di Stefano Serani, la metto in fondo, però adesso ti dico una cosa che ha chiesto ancora Francesco, riprendendo la domanda di Chiara, quanto la tecnologia oppure i coadiuvanti, lievi di enzimi aiutano oppure appiattiscono la territorialità? Beh, se uno ne fa un abuso di prodotti, è chiaro che va un attimino C'è questo rischio? a coprire tutto, ma io penso di sì, penso di sì. Dico penso perché non sono stato mai uno che, diciamo, ha voluto risolvere le cose con prodotti enologici, nel senso che anche lì non c'è magia. Ci sono aziende serie che si adoperano per dare sempre il miglior lievito, il miglior coadiuvante. Dopo bisogna che ogni enologo o anche un'azienda che non c'ha l'enologo li sappia utilizzare nel modo giusto, non esagerare niente, quindi devi conoscere la matrice del vino. Se c'è un problema, se c'è una carenza, poi sai, questo è un mondo, ci addentriamo in un mondo Un po' veramente particolare, enorme, insomma, via. È un enorme. po'. Però, ripeto, credo che in Italia, insomma, possiamo asserire di bere bene. Pochi giorni fa era nata una discussione con un amico dove giustamente diceva: guarda, neanche il tavernello è da sottovalutare perché dietro c'è un lavoro. Ho riflettuto un attimo, dico sì, è vero. Per cui un Grandissima abuso comunicazione, tra l'altro, del c'hanno degli un esperti di abuso marketing dei integrativi, prodotti, no? fantastico. Se uno vuole risolvere le carenze della vigna, le carenze tecnologiche in cantina, le conoscenze enologiche, allora lì sbaglia progetto veramente. Però Certo. mi auguro che non ci sia nessuno. Però per rispondere alla domanda sinteticamente, se ne fai un abuso, sì, insomma, lì Assolutamente. cambi il mondo. Chiudiamo con questa ultima domanda di Stefano Serani, che non è una domanda per me, ma è un augurio, va bene? Che ci dice: ci sarà nuovamente occasione di vedere in azione insieme Chioccia e Cotarella nella creazione di un nuovo vino, magari ancora in Umbria? Allora, su questo oramai con Cotarella c'è un'amicizia da anni adesso del secolo scorso, non mi fa dire gli anni, diciamo, partita Va bene, non è tanto là. alla fine del 1900. Vabbè. E oramai c'è un'amicizia, c'è un confronto, non ti dico quotidiano perché veramente ci si sente spesso, stiamo spesso insieme, abbiamo delle passioni, una su tutte il cavallo, quindi parliamo tanto, diciamo, sicuramente è un personaggio a 360 gradi, dove lui ha speso tutta la vita, diciamo, per tipo di lavoro che fa e per il personaggio che è diventato. Io sono stato un pochino più, come si dice, aperto a tante cose, diciamo. Ultimamente mi sto concentrando, ultimamente qualche anno, parecchi anni, mi sto concentrando sempre di più, collaboriamo in alcune aziende, mi dà incarico, diciamo, ecco, di vedere delle cose, insomma, per cui io collaboro con lui tranquillamente. Quindi stiamo facendo delle cose, spero di farne altre sicuramente. Insomma, ripeto, è talmente tanta l'amicizia e neanche lo ritengo più un rapporto di lavoro, veramente è
affettivo, insomma, molto affettivo il mio rapporto. Vabbè, ti lasciamo magari con la promessa che se dovesse succedere ci informi subito. Assolutamente sì. Grazie Maurizio, è stata una splendida intervista, e anche molte domande. Io ti ringrazio, noi tanto ci vediamo sicuramente, ma spero che poi ci rivediamo con tutti quanti gli appassionati. Ti auguro una buona serata e un buon fine settimana. Grazie ancora Maurizio. Grazie, grazie a tutti voi. Ecco, mi spiace se non sono riuscito a approfondire più di tanto certe cose, ma capite, la Veramente materia è complessa, per cui invece anche sei dopo. stato veramente chiaro e preciso. Io ti ringrazio a nome di tutti. Grazie a Grazie. voi, grazie a tutti, A grazie. presto Maurizio, grazie ancora. Ciao ciao, Ciao. ciao a tutti, ciao 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 ciao. Io ringrazio tutti gli amici, gli appassionati, anche tecnici di settore che hanno seguito Maurizio Chioccia in questa lunga intervista. Vi do appuntamento a lunedì alle ore 18 con lo chef Fortunato D'Alessandro, perché iniziamo la prima lezione del corso di panificazione e parleremo dei vari tipi di farine e dei loro usi, come riconoscerli e come utilizzarli poi in cucina. Auguro a tutti un buon fine settimana, grazie, ci vediamo lunedì, grazie ancora.